Ogni occasione è buona a New York per una parata. Ce ne sono di tutti i tipi, folcloristiche o patriottiche, con migliaia di persone che sfilano nelle strade per festeggiare una ricorrenza, per manifestare qualcosa, per dimostrare qualcosa. E per una parata, in America, ogni strada è buona. Ma la strada classica delle parate è Broadway a New York. Migliaia di persone sono sempre pronte ad assieparsi per gustare lo spettacolo. Si può dire che le più importanti occasioni sono ricordate e puntualizzate organizzando grosse parate a Broadway. A Broadway si sono concluse le guerre americane. A Broadway sono sfilati gli eroi, i divi, gli astronauti, i campioni dello sport. Broadway è sempre disponibile per qualsiasi personaggio autore di una clamorosa impresa. Le occasioni non mancano. Dal Columbus Day, la parata degli italiani nella ricorrenza della scoperta dell'America, al Thanksgiving Day, o giorno del tacchino, che offre pretesto ai primi di novembre per questa interminabile sfilata di carri che può ricordare, in scala diversa, il nostro carnevale. Broadway è una strada che dalla punta di Manhattan si estende per 250 km fino a Albany, la capitale dello stato di New York. Ma quando si dice Broadway, si intende soltanto una zona fra la settima e l'ottava strada. Questo quartiere è la capitale dello show business, cioè del mondo dello spettacolo. Ogni anno, puntualmente, giornalisti e critici teatrali affermano che Broadway è morta, che mai nessuna stagione è stata così squallida, che gli impresari di spettacolo hanno i giorni contati. Ma ogni anno, puntualmente, Broadway smentisce i pessimisti e i teatri continuano a presentare sempre nuovi spettacoli. A volte qualche locale scompare sotto i colpi dei bulldozer, ma subito ne sorgono dei nuovi, più ampi e più comodi, alla base di vertiginosi grattacieli. In un modo o in un altro, gli impresari più capaci trovano nuovi fondi e allestiscono commedie musicali sempre più fastose. Più che di un centro artistico, Broadway ha l'aria di un grande casinò, di una gigantesca casa da gioco, dove le puntate raggiungono le centinaia di milioni e dove c'è sempre qualcuno disposto a investire denaro con la speranza di imbroccare un colpo grosso, come quello fatto dai finanziatori di Hair o di Fiddler on the Roof, la commedia riproposta da Hollywood con un fortunato film musicale. In più, oltre al fascino di questa strada e al miraggio di un colpo fortunato, molti sono attratti dalla possibilità di frequentare attori e attrici di nome, insomma, la bella gente che ancora si muove per Broadway. Non passa stagione senza un successo sensazionale. Da quasi 3 anni, Jesus Christ Superstar di Tom Horgan tiene banco a Broadway e i biglietti ancora si acquistano al mercato nero a $100 l'uno. Difficilmente Jesus Christ Superstar potrà uguagliare il successo di Fiddler on the Roof, che ha superato le 3.000 repliche. Da sempre a Broadway, gli spettacoli più entusiasmanti e richiesti sono i musical, cioè le commedie musicali. Il musical
è il genere teatrale più spiccatamente americano. La sua storia, attraverso gli anni, riflette fedelmente le caratteristiche del teatro commerciale e della sua evoluzione. Uno dei successi più lusinghieri dell'ultima stagione è stato Promises, Promises. Protagonista dello spettacolo è una ragazza di soli 19 anni, Lona Luft, figlia dell'indimenticabile Judy Garland e sorellastra di Liza Minnelli, la famosa interprete di Cabaret. Come attrice, Lorna personifica la continuità delle generazioni e quella ereditarietà del talento che è una caratteristica dello spettacolo americano. Come si fa a ottenere un ruolo di primo piano in un musical di Broadway? Beh, per prima cosa ho ottenuto un'audizione da parte della National Company. Promesse Promesse tiene ormai cartellone da 4 anni. Con l'approvazione da parte del signor Merrick e dei produttori della National Company, sono entrata a far parte del mondo di Broadway. Oggigiorno non si è più scoperti. Non basta camminare per la strada e aspettare un'offerta. Bisogna ottenere un'audizione. Le sorprese si hanno quando si entra a far parte di uno spettacolo già ben definito. Viene concesso poco tempo per le prove. Di solito 2 settimane. 2 settimane per imparare tutti i dialoghi, le canzoni e i balli. Poi c'è il debutto. E se non sei pronta, non fa niente, si deve andare in scena comunque. Non c'è nessuno pronto a sostituirti. Che peso hanno avuto nella sua carriera lo studio e la preparazione? Ho studiato presso Herbert Burkhoff e preso anche lezioni di canto e di ballo. Bisogna studiare molto, se no non si riesce ad immagazzinare tutto ciò che serve poi per lavorare. Vorrei insistere su questo punto perché la gente pensa che gli attori di Broadway di oggi non hanno studiato e questo non è assolutamente vero. Dustin Hoffman, ad esempio, ha studiato per anni e anni. Tutti gli attori e i ballerini famosi hanno studiato, anche se giurano di non aver mai preso una lezione di recitazione o di danza in vita loro. Gli insegnamenti di sua madre hanno molto influito nella sua preparazione? Beh, devo dire di aver imparato molto da mia madre osservandola. Era incredibilmente brava. Tutte noi, sia Liza che io, usiamo molto le mani. Mia madre aveva delle mani bellissime e noi abbiamo preso da lei. All'inizio, quando decisi di intraprendere la carriera di attrice, devo dire che mia madre non mi incoraggiò molto. Aveva avuto una vita molto dura facendo l'attrice. Mi ricordo che quando ero bambina, mia madre lavorava contemporaneamente in 5 diversi film. Doveva seguire diete, dormiva poco ed era sempre sopraffaticata ed esaurita. Quindi quando sentì che volevo fare l'attrice mi disse: «Oh no, per favore, non farlo!» Sapeva benissimo che tutte e due noi figlie avremmo intrapreso la carriera artistica. Quando scoprì che ci tenevamo molto, allora ci incoraggiò. Ci insegnava molte cose e spesso recitavamo delle scene al tavolo della colazione. Qual è il motivo musicale di Promises, Promises che lei ama di più? Credo la scena in cui canto la canzone per cui è stata realizzata la commedia. In quella scena io sto seduta su un divano, poi prendo la chitarra, che ho dovuto imparare a suonare appositamente, e comincio a suonare e cantare la canzone intitolata Io non mi innamoro mai. What do you get when you fall in love? A guy with a pin to burst your bubble. That's what you get for all your trouble. I'll never fall in love again. I'll never fall in love again. What do you get when you kiss a guy? You get enough germs to catch pneumonia. After you do, he'll never phone ya. I'll never fall in love again. I'll never fall in love again. Don't tell me what it's all about. 'Cause I've been there and I'm glad I'm out. Out of those chains that bind you. That is why
I'm here to remind you, what do you get when you fall in love? You only get lies and pain and sorrow, so for at least until tomorrow, I'll never fall in love again. I'll never fall in love again. I'll never fall in love again. What do you get when you fall in love? A guy with a pin to burst your bubble. That's what you get for all your trouble. I'll never fall in love again. Da qualche anno a Broadway c'è stata l'invasione di porno show, tavole calde, birrerie a prezzo fisso, piccoli magazzini dove si vendono le cose più impensate. Il tutto al servizio delle grandi masse di turisti, attratti a centinaia di migliaia dalle luci di questa strada leggendaria. Questo fenomeno di decadenza ha coinciso con un aumento notevole della criminalità e oggi non è raccomandabile girare per le strade del quartiere da soli, sia di giorno che di notte. All'altezza di Times Square, dove i teatri si accalcano, c'è un ritrovo, Sardis, molto noto alla clientela del dopoteatro, formata di solito da attori, giornalisti e produttori. Mr. Sardi, di origine italiana, guida il suo locale da quasi 50 anni e conosce molte cose di Broadway. Il ristorante Sardi è 50 anni che è su questa strada, 44 strade. Mia mamma e mio papà hanno aperto le porte nel 1921. E naturalmente in tutti quei anni c'è stato molto cambiamenti qui, in questa parte di New York, è il cuore del teatro qui. 50 anni fa c'era 3 volte i teatri, c'era solo il teatro vivo per la gente da andare a vedere. Adesso c'è la televisione, c'è radio e naturalmente non c'è tanti teatri come prima. È vero, Mr. Sardi, che Broadway è in decadenza? Non più. Era, si deve dire che era. Ma adesso abbiamo girato, adesso si comincia a mettere dei teatri nuovi e c'è molto più interesse di fare Broadway più bello. Io credo che va a essere meglio adesso. Nonostante i timori di crisi e la decadenza di questo quartiere palcoscenico, capita ancora che alcuni spettacoli arrivino a Broadway dopo esordi avventurosi e si affermino in modo entusiasmante. È il caso di Godspell, lo spettacolo di Stephen Schwartz e di John Michael Tabarrok, che è un curioso miracolo nato dalla fede nel teatro e nella poesia. Questo musical, ispirato al Vangelo secondo Matteo, è la storia di Gesù e dei suoi insegnamenti ai discepoli, trasformata in spettacolo da circo, senza però che vi sia mai la minima irriverenza. Owen!
Il musical, che è stato messo insieme da un gruppo di giovani uscito dalla scuola d'arte drammatica di Pittsburgh, è stato entusiasticamente recensito su riviste cattoliche e protestanti. Ne hanno scritto America, che è il settimanale dei gesuiti, Christian Century, organo del protestantesimo liberale, e Commonwealth, un periodico pubblicato da cattolici laici. Il musical ripropone, come situazione dei nostri giorni, la parabola del figliol prodigo, la storia della donna sorpresa in adulterio, e offre figurazioni di vari precetti evangelici. Tutto è presentato con musiche e canti rock, con danze e scene mimiche che reggono costantemente l'attenzione. Godspell viene rappresentato a Broadway da 3 anni ed eguale successo ha riscosso in Australia, in Germania, in Francia, in Inghilterra. In Canada e negli Stati Uniti ci sono 5 compagnie in città diverse che presentano contemporaneamente questo musical. Un critico ha scritto che da Godspell si esce rasserenati. Il Cristo pagliaccio dimostra, a livello pratico, la forza del suo messaggio di libertà spirituale. Un teatro che produce ogni 2 o 3 anni uno spettacolo come Godspell, hanno detto i critici più ottimisti, fornisce la prova migliore della sua vitalità. La scena che vediamo si riferisce alla parabola del figliol prodigo. La scelta del modo di esprimersi, in questo caso tutta affidata alla mimica, è chiaramente allusiva di un certo comportamento della società moderna. È interessante notare che i testi, usati dagli autori, rispettano la forma tradizionale inglese del linguaggio liturgico. Alla fine del primo atto, gli attori chiamano sul palcoscenico il pubblico e offrono bicchieri di sidro a tutti.
attori e pubblico hanno così l'occasione per un incontro che provoca spesso dibattiti e che comunque apre un dialogo, dando agli spettatori la sensazione di partecipare in qualche modo allo spettacolo. Riprende lo spettacolo con le note e le parole di Day by Day, giorno dopo giorno, la canzone più popolare di Gospel, che dice: Signore, tre cose ti chiediamo supplicando, di vederti, di amarti e di seguirti, giorno per giorno. Lo spettacolo si conclude col martirio del Cristo che avviene sulla scena fissa di Godspell, un cortile da gioco per baseball così familiare in un qualsiasi quartiere popolare americano. Thank you.
Intorno a Broadway pullulano le scuole di ballo, le accademie di danza pubbliche e private. Spesso sono piccoli istituti retti da ex ballerini, altre invece sono emanazioni di enti importanti. La danza è considerata negli Stati Uniti un'attività per il tempo libero fra le più popolari. Migliaia di studenti prendono lezioni e si applicano con serietà a questa disciplina. La forma di danza che ha acquistato maggiore popolarità è il balletto classico, ormai diventato un mito americano. Giovani di tutte le razze, soprattutto portoricani, spagnoli, ebrei, affluiscono in vari turni nelle scuole aperte anche durante la notte. I teatri di Broadway hanno sempre attinto a piene mani, e continuano a farlo anche oggi, ad un ricchissimo materiale umano. Schiere di giovani pieni di talento e tecnicamente ben preparati aspettano ogni momento la buona occasione per essere lanciati nel mondo dello spettacolo. I grandi impresari e i talent scout non debbono fare molta strada per trovare gli elementi adatti e per alimentare le compagnie. Le scuole da ballo sono anche frequentate dai professionisti. Per mantenere lo smalto della forma, i danzatori dei musical passano alcune ore al giorno nelle palestre e si sottopongono a faticosi allenamenti. È una professione, quella del danzatore, che qui viene coltivata e sentita con un impegno responsabile e appassionato. La danza, in America, aveva già creato una sua mitologia nei primi decenni del secolo, principalmente per opera di Isadora Duncan. Isadora aveva riportato il ballo alla fonte prima del movimento, per esprimere quella che considerava un'emozione elementare, la contemplazione della bellezza. Il primo musical di cui si conosca l'esistenza si intitolava Black Crook, delinquente nero, e fu messo in scena il 12 settembre 1866 da due impresari disposti a tutto pur di non perdere i quattrini investiti nell'affare. Per molto tempo la maggior parte degli spettacoli musicali americani fu importata dall'Europa.
Si trattava principalmente di opere di Gilbert e Sullivan, di Offenbach, Suppé e Strauss. Il vaudeville ebbe un'importanza e una popolarità ancora maggiori rispetto all'operetta. Gli spettacoli di Broadway cominciarono intanto ad essere portati in tournée in tutti gli altri stati americani. Lo spettacolo divenne una specie d'industria. Intanto nascevano sempre nuovi teatri. L'Ippodrome sorgeva a Broadway, all'angolo tra la 43esima e la 44esima. Era stato costruito nel 1905, aveva 5.000 posti ed era costato $1,5 milioni. Nel 1910 funzionavano negli Stati Uniti circa 2.000 teatri e gli impresari lavoravano di fantasia immettendo negli spettacoli i più diversi numeri di varietà. L'impresario divenne in quegli anni un personaggio da leggenda. Il più celebre, come tutti sanno, fu Florence Ziegfeld. Dopo un viaggio a Parigi e una visita alle Folies Bergères, Ziegfeld decise che la formula migliore dovesse consistere in numeri di danza intercalati dall'intervento di comici popolari. Ma soprattutto era importante per il successo di poter contare su un numero imponente di splendide ragazze. Nascono così le Ziegfeld Girls per le Ziegfeld Follies. Per un quarto di secolo, i musical così concepiti divennero sempre più sfarzosi e costosi e ispirarono un gran numero di musicisti, coreografi e produttori di film. Sui palcoscenici gestiti da Ziegfeld passarono Justine Johnston e Peggy Hopkins Joyce e più tardi Marion Davis, Barbara Stanwyck, Paulette Goddard, Irene Dunne e centinaia di altre dive, alcune delle quali si affermarono più tardi a Hollywood. All'inizio, le ragazze di Ziegfeld indossavano costumi imponenti, ma col tempo, con l'aiuto del pittore Ben Ali Higgin, un costumista di tableau vivant, cominciarono a svestirsi sempre di più, fino a presentarsi in qualche numero a seno scoperto. Un fatto inaudito per l'America puritana. Naturalmente si faceva tutto per la gloria dell'arte, per l'aderenza alla realtà e per la celebrazione dell'American Girl, della donna americana. Per Ziegfeld composero canzoni Jerome Kern e Victor Herbert, Rudolf Frimmel e Irving Berlin. Ziegfeld guadagnò e spese decine di milioni di dollari per finire al termine della sua carriera in estrema povertà. Da qualche anno un'ondata di nostalgia ha portato gli americani alla rivalutazione del loro passato, anche di quello più recente. Tra i recuperi che investono tutti gli aspetti del costume e della moda, tornano oggi in primo piano i personaggi mitici della Hollywood degli anni 30 e 40. I poster di Ginger Rogers e Fred Astaire si vendono a milioni di copie e molti impresari si sono specializzati nella presentazione di vecchi film. Un grande successo arrivi all'iniziativa di Howard Otway, che 3 anni fa ebbe l'idea di trasformare in cinema un teatrino di St. Mark's Place al Village e di proiettarvi regolarmente una rassegna di vecchi film musicali. Oggi, in questo locale che fu a suo tempo famoso per aver lanciato in versione teatrale i Peanuts e gli altri personaggi di Charles Schulz, si può ripercorrere tutta la storia del musical americano. Uno dei pezzi più richiesti, proprio perché è un documento essenziale nella storia del cinema, è The Jazz Singer, con Al Jolson, realizzato nel 27. Jazz Singer è il primo film musicale del cinema sonoro. Jolson godeva di enorme popolarità, soprattutto per il suo travestimento, e partecipò a una lunga serie di spettacoli musicali.
you know me. I'm your little baby. I walk a million miles for one of your smiles, my man. Uno dei pezzi di repertorio più apprezzati è sempre La vedova allegra, un film girato nel 1934 da Lubitsch con Maurice Chevalier e Jeanette MacDonald. L'operetta, musicata da Franz Lehár, fu rappresentata a Broadway più volte. Diventi matto. Mi diverto un po'. No, il grande Petrov non può farlo. Il grande Petrov? No, ma io sì. Lo posso io, Pietro Peters. Che nome plebeo. Così sono nato. E così è. Pietro Peters. Il tuo neanche è bello. Com'è che fai quel rumore esasperante? Cosa hai messo alle scarpe? Acciaio. Acciaio? A scarpe da ballo? Certo, sei diventato matto. La musica di Jerome Kern fa da supporto a Shall We Dance, una commedia musicale del 1937, nella quale Fred Astaire manifesta tutta la sua bravura di ballerino di tip-tap. Non è arte. Non sarà arte, ma è lo stile che scaturisce da me. Oh, Jeff, vorrei poter unire la tecnica del balletto col calore e col ritmo di questa danza. Danza? Quale danza? Questo è il ballo di San Vito. Oh, che peccato che sei così profano, ma non capisci che... Dopo tanti anni di carriera vuoi lanciare simili mostruosità, io non ti riconosco più. Via, non fare il ridicolo. Anzi, guarda qui, lo sai cosa si prepara per te? Lo capisci che c'è il Metropolitan di New York che ti reclama? I'm in heaven and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing. Signor Otway, i film che proiettate hanno anche una validità artistica? Questo è un esempio del tipo di film che diamo qui al Musical Movie di New York. Questo in particolare è un noto film con Fred Astaire e Ginger Rogers. È molto di più di un semplice viaggio attraverso gli stili. È far rivivere la storia del film musicale americano. Questo è stato un grande film quando è stato prodotto e resta ancora oggi un grande film. Si sta verificando un ritorno al passato. Non crede che si tratti soltanto di una moda? Non direi che si tratti di una moda, bensì di una forma di apprezzamento per ciò che di buono è stato fatto in passato. Essendo gli Stati Uniti una nazione ancora giovane, non è ancora conscia del proprio passato come invece lo sono i vecchi paesi d'Europa. Cominciamo appena ora a capire che molti anni fa abbiamo fatto delle cose che vale la pena conservare e rivedere. Finora la mentalità americana è stata quella secondo la quale un palazzo di 25 anni deve essere buttato giù per ricostruirne uno al posto suo. Che tipo di pubblico viene a vedere questi vecchi film? Gente di qualsiasi ceto ed età. Abbiamo un vasto pubblico di tipo familiare. Bambini, persone anziane, i cosiddetti hippies, studenti. Tutta gente che apprezza questo tipo di musical. Ne sono stati prodotti moltissimi, molti di poco valore ed altri ottimi. Noi cerchiamo di far vedere la produzione migliore. Viene gente anche da fuori? Sì, ci sono gruppi che vengono da Philadelphia o dal New Jersey. Arrivano il sabato sera e vedono l'ultimo spettacolo. Passano la notte a New York, poi vengono al primo spettacolo della domenica, che naturalmente è diverso da quello della sera prima, e poi in serata tornano a casa. Nel 1936 Fred Astaire e Ginger Rogers presentavano due film importanti, Seguendo la flotta e Swing Time, di cui vediamo qualche sequenza.
Questi film del 1936 erano stati musicati da Irving Berlin, che divide con Jerome Kern e Rogers E. Hart il primo posto nella classifica dei compositori più apprezzati. Il cinema ha fatto leva soprattutto su Fred Astaire per sfruttare il ricco filone delle commedie musicali, un genere che ha conosciuto il maggiore successo negli anni 40. Questo attore segaligno, dotato di prestigiosa abilità come ballerino e di notevoli doti canore, nonostante il suo modesto aspetto, ha conosciuto un lungo periodo di affermazioni e nella sua lunga carriera ha interpretato come protagonista assoluto una cinquantina di film. Dai più famosi Dancing Lady del 33 a Top Hat del 35, da Roberta a Melodie di Broadway del 40 a Bandwagon del 53. Astaire è stato impegnato con le più grandi ballerine e attrici dell'epoca, da Ginger Rogers a Lucille Ball, da Eleanor Powell a Betty Grable, da Leslie Caron a Petula Clark. Fred Astaire richiama ancora oggi alla mente degli americani di mezza età una stagione felice, ma ancor più il drammatico periodo della Seconda Guerra Mondiale. Rivediamolo ancora in alcune sequenze famose tratte da Cappello a cilindro. Fred Astaire non è stato l'unico legame tra l'inventiva coreografica di Broadway e il cinema hollywoodiano. La danza, più ancora della musica, è un'arte che il cinema ha sempre preso dal teatro. Agnes B. DeMille, Jerome Robbins, Bob Fosse sono solo i nomi più famosi tra le decine di creatori di danze emersi a Broadway e poi utilizzati sapientemente dal cinema. A differenza di Fred Astaire, che aveva una tradizione di ballerino moderno, Gene Kelly, che proveniva dalla danza classica, esordì a Broadway come protagonista di Pal Joy e fu subito chiamato a Hollywood, dove figurò in un film con Judy Garland, For Me and My Girl. Wonderful, marvelous, she should care for me. Con Un americano a Parigi e con Cantando sotto la pioggia, Gene Kelly si affermò come una personalità di primo piano, distinguendosi in modo definitivo da Fred Astaire, col quale fino ad allora aveva diviso il ruolo di primo ballerino del cinema.
Jim Kelly si sarebbe dedicato poi alla coreografia e alla regia, come possiamo vedere in questo Si gira del film Hello Dolly, che aveva come protagonista Barbara Streisand. Da un lavoro drammatico di Anita Loss e di Emerson, il regista Howard Hawks realizzò questo film musicale. Gli uomini preferiscono le bionde, con Jane Russell e Marilyn Monroe, era uno spettacolo cinematografico che univa alla musica spiritosa il fascino piccante di due grandi protagoniste, considerate le maggiorate fisiche dell'epoca. And left the pieces there. Like a little lost lamb I roamed about. I came to New York and I found out that men are the same way everywhere. I was young and determined to be wine and dine and ermine, and I worked at it all around the clock. Tesoro, ti farà male. I can't play tennis, my golf's a menace, I just can't do the Australian crawl. And I'm no better at volleyball. Ain't there anyone here for love? Sweet love, ain't there anyone here for love? The French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives Spencer Joel. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. But stiff back or stiff knees, you stand straight at. Le eccezionali coreografie di questo film, che tutti rammentano, furono realizzate nel 1961 da Jerome Robbins, uno dei maestri della danza contemporanea americana. Robbins aveva già dato una versione teatrale di questo musical a Broadway, intervenendo anche come regista. Il musical di oggi deve molto allo stile rigoroso di Robbins, alla rottura dei metodi tradizionali di rappresentazione di un balletto, come espresso in West Side Story.
Sulla musica di Leonard Bernstein, Robbins era riuscito a creare una serie di movimenti coreografici di grande naturalezza, mettendo a frutto la lezione del jazz e del suo ritmo interiore. Per la prima volta, e questo fece sensazione, il balletto serviva anche a far progredire l'azione. Questa versione cinematografica di West Side Story, diretta da Robert Wise nel 61, raccolse una manciata di Oscar. Le riprese del film furono realizzate in un quartiere portoricano in via di demolizione. Tra gli spettacoli che oggi a Broadway raccolgono maggiori consensi, c'è un musical ideato e realizzato interamente da artisti negri. Ain't Supposed to Die a Natural Death, ovvero Non credo di morire di morte naturale. Questo spettacolo viene presentato all'Ambassador Theatre da una compagnia di attori negri guidati dal regista e attore Melvin Van Peebles. Un secondo musical, diretto dallo stesso regista, viene presentato da un'altra compagnia negra in un teatro poco distante. Anche a Broadway è arrivata la contestazione e si fa strada un tipo di lavoro che esprime una forma di dissenso, anche se espresso da balletti e canzoni. Il teatro negro, arrivato alle grandi ribalte, analizza una concreta situazione sociale con i suoi scompensi e le sue deformazioni. Il musical Non credo di morire di morte naturale, con l'ausilio di un gruppo di validissimi attori, ci fa conoscere il mondo di Harlem, il ghetto negro della città di New York, e ci presenta la vita di un quartiere tipo, come ce ne sono tanti tra la 117esima e la 119esima strada e la Quinta Avenue, con tutti i suoi problemi e i suoi personaggi ricorrenti. Ma dall'ambiente pittoresco affiorano interrogativi inquietanti su quella che è la vita di ogni giorno nei quartieri poveri delle grandi città americane. Il musical presenta un quartiere negro con i suoi tipici protagonisti che sfilano su una miserabile passerella. Donne di strada, protettori, poliziotti corrotti, vecchi mendicanti che a sera invadono i lussuosi quartieri di Manhattan. Topi e scarafaggi che simboleggiano il disagio, la miseria dei quartieri poveri. Tutto è sottolineato da un particolare linguaggio, dal gergo di Harlem che strappa un sorriso anche nei momenti più drammatici. Thank you.
Melvin, contemporaneamente due opere negre dirette da lei tengono cartellone a Broadway. Come lo spiega? Vede, in realtà prima non vi erano mai stati lavori teatrali veramente negri. Si erano rappresentati lavori che avevano come tema i negri e si erano a volte usati attori di colore. Ma in sostanza l'essenza interiore, lo stile e i sentimenti dei lavori non erano negri. Il 40% del nostro pubblico di gente di colore non era mai stato a teatro, ma una volta sentito che vi erano degli spettacoli che riguardavano la loro vera vita, qualcosa che aveva a che fare direttamente con loro, hanno accettato volentieri di venire a teatro. Ed è per questo che gli spettacoli reggono a lungo. Perché il pubblico consueto di Broadway, quello commerciale, formato dai bianchi, si era ormai esaurito. Nelle commedie negre ci sono sempre due personaggi insoliti, un topo e uno scarafaggio. Cosa rappresentano? La maggior parte della popolazione dei ghetti urbani è composta di negri. E spesso questi abitano in case povere e mal costruite, dove scorrazzano topi e scarafaggi. E quindi questi due animaletti sono molto familiari ai negri. Aristofane ha scritto un lavoro sulle rane, e le rane erano ben conosciute in Grecia. E qui scriviamo su cose che la nostra gente conosce bene. In tutte e due le mie opere c'è di mezzo un topo. Supponga di essere invitato a un festival del teatro in Europa. Quale sarebbe il suo più grosso problema? Il governo americano le concederebbe una sovvenzione, come ha fatto più volte per opere interpretate e dirette da bianchi? Non ne ho idea, ma credo che sarebbe molto difficile. Per quale ragione? La natura stessa dei miei lavori è compromettente per lo status quo e quindi non verrei certo appoggiato. È abbastanza arduo ricevere per questi lavori aiuti dal governo. Vede, per esempio, molti lavori teatrali, quelli a contenuto culturale, vengono finanziati con fondi municipali. A Broadway molti lavori sono stati messi in scena con questi tipi di aiuti. Un attore come lei, che tipo di partecipazione può dare a un lavoro di questo genere? Ci può rispondere? Sto facendo un lavoro negro. Io ho lavorato in teatro per la maggior parte della mia vita ed ho fatto cose che non erano in relazione con ciò che io ero come individuo, come uomo e come negro. Erano lavori a carattere brillante, fatti per divertire, come Il re di Oklahoma ed altre cose di questo genere, capisce? Non c'era alcun messaggio particolare per me. Io potrei anche interrompere ed aggiungere che Mike era il direttore di palcoscenico di And Supposed to Die a Natural Death. E poi, quando ho avuto bisogno del suo talento di attore per Don't Play as Cheap, è venuto. Ed ora sta dando tutto il suo talento, la sua musicalità e la sua notevole tecnica a questa produzione. Autori e attori negri, cosa dovrebbero fare per portare sempre più pubblico di colore agli spettacoli? Io credo che il nostro dovere sia di dire la verità sulla nostra gente. Dire la verità. Nelle commedie di Melvin Van Peebles, i personaggi che affollano costantemente la scena cercano un'alternativa alla loro condizione cullando sogni impossibili di riscatto e di evasione. Lamentosi e deliranti monologhi si intrecciano. Amore, dolore, odio, espressi senza pudore, danno un aspetto abbastanza realistico della società americana,
che, ingiusta e aggressiva, non permette di morire di morte naturale. Come si vede, la storia lunga e fortunata del teatro di Broadway si è arricchita in questi ultimi anni di nuovi motivi. Lo storico del teatro Eric Bentley ha osservato che se ci si limita a leggere i copioni, non si può certo dire che il musical sia grande teatro. Quando però testo, coreografie e musica si fondono, allora il cocktail dello spettacolo esplode nella sua piena vitalità. In un musical di successo, la velocità, il ritmo, la varietà danno al pubblico il sapore tutto particolare dei temi della vita riproposti sulla ribalta. Change color too. Got a few new steps too. Slow.